Sono 107 i nomi delle vittime di femminicidio che stamattina gli studenti delle scuole superiori di Gela hanno ricordato lungo il corteo che da Largo San Biagio ha raggiunto la villa comunale. Circa un migliaio di giovani hanno intonato cori per sensibilizzare non solo i compagni, ma anche tutti coloro che hanno incontrato lungo il percorso. Questo è un messaggio che voglio rivolgere non solo ai ragazzi, ma anche ai più grandi. L'indifferenza è un reato, l'indifferenza è un crimine. Molte ragazze, se non ci fosse stata indifferenza, oggi sarebbero qui con noi. Quindi vi prego, stiamo attenti a quello che ci succede intorno. Un momento di riflessione e ricordo per non dimenticare le 107 donne morte per mano di un uomo che diceva di amarle. Siamo contentissimi soprattutto del numero di ragazzi che sono arrivati alla villa. Siamo partiti in tanti e siamo arrivati allo stesso numero. Per cui non potevamo essere più felici dopo il lavoro che c'è stato anche da parte dei rappresentanti e soprattutto data l'importanza della tematica che stiamo trattando. Oggi avete citato lungo il corteo tutte queste 107 donne. Sì, ci sembra giusto ricordarle in tutto il loro splendore e la loro gioia, perché sono state private di una cosa fondamentale, la vita. Oggi lanciate un urlo anche per loro. Assolutamente sì, è il nostro dovere in quanto generazione futura. Generazione futura che verrà formata, secondo il ministro Valditara, è giusto avviare un progetto, secondo te è necessario? Assolutamente sì, bisogna educare la nuova generazione, le generazioni future e anche quella presente per evitare che questo numero salga. Dobbiamo fermarlo, azzerarlo. Un pensiero è stato dedicato anche a Kimberly Bonvissuto, la ventenne gelese residente a Bustarsizio, di cui non si hanno notizie dalla sera di lunedì 20 novembre. Mentre facevamo i cartelloni ieri c'è arrivata notizia di una ragazza scomparsa proprio di Gela che vive a Bustarsizio. Ci dispiace perché questo non dovrebbe succedere nel 2023, nel mondo di oggi. E la domanda che mi chiedo è perché le donne ancora subiscono tutta questa violenza? Perché non ci si rispetta a vicenda? Secondo te perché sono così poche le denunce? Perché c'è molta paura, perché purtroppo l'uomo ha sempre il coltello dalla parte del manico per una questione fisiologica, per una questione di potere fisico, ma anche per una questione di noi donne, perché siamo molto prese dalla paura, molto prese dal senso di colpa. Qual è il messaggio che oggi volete lanciare a tutta la città? E mi sento di dire che bisognerebbe rispettare le donne, gli esseri umani in generale e non uccidere solo per onore, per non rispetto, per possesso, per passione, perché quello non è amore. Gli studenti dei diversi istituti, per l'occasione, hanno realizzato diversi cartelloni e quasi tutti indossavano qualcosa di rosso, colore simbolo della giornata contro la violenza sulle donne. Da inizio anno oggi sono state 107 vittime, oggi siamo qua insieme a tutto il comitato studentesco cittadino a manifestare questa tematica che è molto importante. Vogliamo ricordare a tutte le ragazze che se hanno casi di violenza bisogna denunciare e parlarne con qualcuno. E voglio ricordare anche a tutti i maschi che per essere maschi non bisogna avere soltanto sulla carta d'identità genere maschile, non bisogna avere la testa.